Salutiamo i presidenti Saguto, Muntoni e Merola che devono prendere l'aereo e devono partire. Forse una risposta alla domanda che poneva il professore Purpura, cioè se può valere la pena riavviare un'impresa che ha un avviamento illegale, è un avviamento illegale alto, è un avviamento di legalità nullo. Potrebbe essere quello di cominciare a pensare, per usare una terminologia molto di moda, all'impresa sequestrata come a una start-up al momento del sequestro e quindi entrare in una visione nuova e diversa della prosecuzione, cioè una prosecuzione come, che può diventare un riavviamento a seconda della situazione nella quale la singola impresa versi. Anche nella valutazione dell'eventuale alternativa della liquidazione. Comunque, è una prospettiva di ricerca molto interessante che farà anche i conti con l'evoluzione del fenomeno, perché questi sono i dati che l'agenzia ha elaborato sulla base delle indagini finora fatte. Nel frattempo potrebbero, sappiamo, le organizzazioni mafiose ci hanno abituato alle loro veloci trasformazioni. E io adesso do la parola velocemente al professore Fiandaca, che ha promesso anche lui di tenersi nei tempi, anche perché il professore Petruzzella, che poi si deve allontanare, è arrivato. Pronto? Sì. Grazie. Bene, allora il professore Fiandaca. Io ringrazio innanzitutto di essere stato invitato a partecipare ai lavori di oggi. Mi scuso in anticipo per la mia voce, che essendo stato vittima di un sopravvenuto brutto raffreddore, non sono nelle condizioni migliori per farmi ascoltare così come mi piacerebbe. E però dico subito che non parlerò molto, non solo per il raffreddore, ma anche perché molte cose le ha già dette Costantino Visconti. Allora, interpreto il compito che devo assolvere come se mi si chiedesse fondamentalmente di esporre sinteticamente i risultati, le proposte del lavoro svolto da una commissione ministeriale in materia di criminalità organizzata che ho coordinato, presieduto dal maggio sino al novembre scorso. Ne avevo presieduta una 13 anni addietro. Insomma, le commissioni ministeriali possono lavorare molto, però, come sapete, non è detto che l'elaborazione delle proposte poi sfocino veramente, no? Non dico in leggi positive o anche in proposte di legge. C'è sempre il rischio che rimangano nel cassetto e se si tratta di proposte buone, che rimangano nel cassetto dei sogni. Naturalmente però non sono io il miglior giudice della bontà, naturalmente, delle proposte che abbiamo elaborato. Di questa commissione facevano parte qualche illustre studioso, non parlo di Costantino Visconti naturalmente, ma di uno studioso di diritto penale e dell'economia molto noto, Alberto Alessandri, magistrati molto competenti, tra i quali mi piace ricordare Antonio Balsamo, Fabio Licata, qualche magistrato calabro, il procuratore Pignatone, eccetera. E poi anche esponenti del Ministero degli Interni, prefetti particolarmente esperti e bravi, e qualche esponente dell'Avvocatura dello Stato, esponente della Procura Nazionale Antimafia. Su alcune proposte siamo stati ampiamente concordi, su altre, come accade e come è giusto che accada, ci sono state invece non c'è stata unanimità, ma ci sono stati orientamenti differenziati. Nel dar vita a questa commissione, il ministro Cancellieri nel giugno scorso ci ha chiesto, dice, dato uno sguardo a tutta la normativa antimafia e cercate di individuare dei settori normativi
e suscettibili di interventi a breve, riservandovi eventualmente l'elaborazione di proposte di più lungo respiro in una seconda fase dei vostri lavori. Non so se ci sarà una seconda fase, il ministro Cancellieri verosimilmente non ci sarà più come ministro, quindi non so se noi continueremo i nostri lavori, però mi limito alle proposte già elaborate. D'altra parte, l'esigenza di elaborare proposte in materia di criminalità organizzata è confermata proprio dalla coeva istituzione di un gruppo di lavoro che è diventato ben noto anche questo presso la Presidenza del Consiglio e coordinato dal consigliere Roberto Garofoli, di cui facevano parte pure Gratteri, il magistrato Cantone e altri, eccetera. Il fatto che due commissioni collocate presso sedi istituzionali diverse lavorino sugli stessi temi può sotto certi aspetti non apparire opportuno, perché si possono verificare improprie sovrapposizioni. Comunque ho potuto verificare, dando uno sguardo ai lavori della Commissione Garofalo, che su alcuni punti c'è una sostanziale convergenza, mentre su altri, rispetto sul modo di concepire l'agenzia, di eventualmente ritoccare l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, no. Però noi non abbiamo fatto proposte apposite su questo terreno. E allora, abbiamo proceduto innanzitutto ad un monitoraggio, cioè abbiamo dato uno sguardo, come era inevitabile, al campo del diritto penale sostanziale, poi abbiamo dato uno sguardo, come ovviamente inevitabilmente, al procedimento di prevenzione e alle misure di prevenzione, perché nonostante sottolineata e direi anche enfatizzata novità del cosiddetto codice antimafia, di cui al decreto legislativo del 2011, di cui si è detto mirabilia a livello politico-mediatico, dico questo codice però presenta novità più sotto il profilo della sistemazione formale della materia e quindi sotto il profilo di un riordino normativo che non delle soluzioni sostanziali. Per cui, nonostante la novità del codice antimafia, noi abbiamo ritenuto che la disciplina delle misure di prevenzione abbisognasse di alcuni ritocchi. Poi l'ulteriore campo oggetto di attenzione non meno importante, ne ha accennato Costantino Visconti, è quello della prevenzione amministrativa e della documentazione antimafia. Per flash comincio e torno a fare il professore di diritto penale, comincio col diritto penale sostanziale. Ci siamo posti innanzitutto se necessitasse di un tocco normativo, di un aggiustamento normativo, l'associazione mafiosa, così come a tutt'oggi configurata normativamente dal vigente articolo 416 bis. Ci siamo posti questo problema perché non so se a tutti è noto che soprattutto al nord alcuni pubblici ministeri e alcuni magistrati giudicanti si sono imbattuti nella difficoltà di applicare l'articolo 416 bis nella veste attuale a due tipologie di associazioni mafiose, costituite da un lato dalle associazioni etniche, dalle associazioni mafiose etniche, le quali sprigionano forza di intimidazione di solito non in tutto l'ambiente circostante ma soltanto all'interno dei loro gruppi sociali di riferimento, e questo crea problemi rispetto alla formulazione dell'articolo 416 bis. Altri problemi interpretativi e applicativi sul piano probatorio si sono posti rispetto alle organizzazioni criminali cosiddette di nuovo insediamento, cioè organizzazioni criminali che sono filiazioni di mafie classiche, e il problema si è posto soprattutto per l'andrangheta calabrese, perché filiazioni dell'andrangheta madre calabrese si sono insediate, come sappiamo, al nord, anche molto nel territorio lombardo, in Piemonte, in Liguria, e è inevitabile sociologicamente che si assista a una fase di transizione, nel senso che le associazioni di nuovi insediamenti
sono costituite, nascono, e però per diventare capaci di sviluppare forza di intimidazione nell'ambiente circostante è necessario che passi un certo tempo e che operino criminalmente, diffondendo un alone diffuso di intimidazione per un certo tempo. Per cui si sono trovati magistrati di fronte a organizzazioni che erano né carne né pesce, non si capiva bene che cosa fossero. E non c'era neanche allo stato, al momento in cui erano oggetto di indagine. E non c'era manco la prova seria del fine di delinquere, per cui non potevano manco applicare l'articolo 416 norma. Ci siamo chiesti, queste difficoltà, complessivamente considerate, sono anche statisticamente così significative e così insuperabili da giustificare un intervento correttivo a livello legislativo del 416 bis, capendo che è rischiosissimo toccare il 416 bis, perché è un mito ormai. Come la pizza napoletana e gli spaghetti è conosciuta pure in campo internazionale. Poi un certo tipo di antimafiosi, di fronte all'ipotesi, dice: la commissione ministeriale vuole toccare il 416 bis, ah, tragedia, si vuole restringere l'ambito della punizione, cioè non sarebbe capito. Allora abbiamo detto: siccome è rischioso, perché ci potrebbero essere tanti fraintendimenti, e al tempo stesso non è tecnicamente facile ritoccarlo, abbiamo fatto qualche tentativo plausibile, però cioè, aspettiamo che sia la giurisprudenza a elaborare meglio il problema e rimandiamo. Cioè, nella prospettiva di rimandare eventualmente a un futuro, non la mia commissione, qualche altra commissione, un ritocco dell'articolo 416 bis. Altro punto di attualità, il ritocco normativo del famoso articolo 416 ter, che è un problema dolente che ci trasciniamo da tempo, cioè il reato di scambio elettorale politico-mafioso. Ce ne siamo interessati pur nella consapevolezza che il tema è oggetto di elaborazione da parte del Parlamento, e il Parlamento è molto geloso di elaborarlo autonomamente. Però ce ne siamo occupati perché abbiamo ritenuto che le proposte in atto in discussione in Parlamento non siano soddisfacenti. Rispetto al reato di cui all'articolo 416-ter, l'esigenza è duplice, l'esigenza nell'intervenire per ritoccarlo. Da un lato, come tutti sappiamo, riteniamo che sia necessario estendere l'oggetto dello scambio tra l'associazione mafiosa e il politico al di là del denaro, aggiungendo o altra utilità, e questo è facile. Però c'è il rischio che, aggiungendo soltanto altra utilità, senza inserire altri elementi costitutivi del reato e sul piano del fatto tipico, c'è il rischio che questa fattispecie possa andare incontro ad una dilatazione applicativa eccessiva e poco ragionevole. Una proposta al momento in cui abbiamo cominciato a interessarsi del problema, la proposta che noi consideriamo come punto, cioè la proposta di modifica che costituiva punto di riferimento, era una proposta che era stata approvata dalla Camera dei Deputati nel luglio 2013. In questa proposta si era proposto di riformulare il reato dicendo: chiunque accetta consapevolmente il procacciamento dei voti. Problematica questa proposta, perché se fosse stata approvata avrebbe reso paradossalmente molto più difficile l'ambito di applicazione della fattispecie, perché procacciamento significa ottenimento, e provare il risultato del procacciamento effettivo dei voti da parte delle organizzazioni mafiose sarebbe equivalso ad una sorta di probatio diabolica. Però mi risulta che è stata invece formulata una proposta diversa, questa approvata dalla Commissione Giustizia del Senato, di cui ho discusso in corso di audizione in Commissione Antimafia l'11 febbraio scorso, preparata dal senatore Lumia e altri, e questa proposta mi fa preoccupare ancora di più, ma per motivi diversi. E questa proposta è sintomatica purtroppo della, come posso dire, della insufficiente competenza anche dei nostri parlamentari quando mettono mano al diritto penale sostanziale in
settori particolarmente complessi e delicati. Questa nuova proposta, dal mio punto di vista di professore di diritto penale, contraddice un po' tutti i principi fondamentali di un diritto penale costituzionalmente orientato. Dice: la pena di cui all'articolo 416 bis si applica anche a chi attiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti in cambio dell'erogazione o della promessa di denaro o altra utilità, e qui più o meno ci siamo, ovvero, sentite, sentite, della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Cioè, questa espressione, in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa, è una formulazione. È così indeterminata, peraltro facente leva sulla disponibilità, che è un concetto disposizionale dal punto di vista epistemologico, che richiede necessariamente gli indicatori fattuali della disponibilità, e per cui significa affidarsi soltanto al piano della prova e del processo senza indicare la disponibilità in effetti in che cosa consiste, con grossi problemi di sovrapposizione col concetto di partecipazione ad un'associazione mafiosa, perché c'è un filone giurisprudenziale che continua oggi a identificare la partecipazione con la disponibilità. Quindi è augurabile che una proposta, dal mio punto di vista, ma non solo dal mio punto di vista, ma da chi si occupa, da parte chi si occupa professionalmente di diritto penale, non solo come professore ma anche come magistrato, cioè è indotto a ritenere che proposte di questo tipo non siano meritevoli di accoglimento. Noi abbiamo fatto una nostra proposta, eh? Sì. Poi abbiamo fatto una nostra proposta cercando di trovare un punto intermedio di compromesso, prevedendo al Io posto sono del iscritto alla cattolica. procacciamento di inserire tra gli elementi della fattispecie incriminatrice l'adoperarsi dell'associazione mafiosa in vista del procacciamento dei voti. Molto sinteticamente, abbiamo poi affrontato il problema di una revisione normativa dei delitti di riciclaggio e di impiego, di cui l'articolo 648 bis e ter, come è noto, del codice penale, nella prospettiva di ritoccare il fatto tipico di entrambi i reati per limitarne e renderne più rigoroso sul piano del fatto l'ambito di applicabilità, perché le fattispecie attuali si prestano ad affermazioni formalistiche molto estensive, e d'altra parte in 20 anni di giurisprudenza ci sono state soltanto 70 sentenze della Corte di Cassazione che hanno avuto come oggetto fatti assolutamente bagatellari. I fenomeni più seri di riciclaggio sono purtroppo finora sfuggiti alla repressione giudiziaria. Ma questo più che per una, diciamo, inadeguatezza delle norme incriminatrici nella loro versione letterale, a mio avviso, perché i fatti di riciclaggio sono così complessi che è oggettivamente difficile accertarli in sede processuale, e mi permetto anche di rilevare, verosimilmente, anche per una insufficiente competenza tecnica dei magistrati in materia finanziari. E noi abbiamo proposto di rendere più rigorosa la formulazione delle due fattispecie, non vi dico come, e abbiamo proposto anche una disposizione normativa che attribuisca esplicita rilevanza penale all'autoriciclaggio. Solo che formulare un'accettabile fattispecie incriminatrice dell'autoriciclaggio significa ottenere la quadratura del cerchio, quindi qualsiasi modello di disciplina che si prospetta, diciamo, può presentare vantaggi o svantaggi, per cui rispetto le possibilità di intervento sono diverse, e con vantaggi e svantaggi comparativamente diversi. Vado al succo. Noi abbiamo proposto una disciplina dell'autoriciclaggio basata su un trattamento penale differenziato per l'autoriciclatore autore del reato presupposto, nel senso che abbiamo previsto un trattamento penale più attenuato rispetto all'autore del riciclaggio,
che non sia autore anche del reato presupposto. Questo per evitare ingiustificati aggravi sanzionatori, per tenere conto ancora oggi in qualche misura di due principi tradizionali, però che meritano a tutt'oggi di essere in certa misura considerati, cioè il principio del nemo se detegere e il principio del ne bis in idem sostanziale. Il discorso sarebbe complicato e lungo, lo salto. Chi è interessato può leggere in dettaglio le proposte di riforma. Terzo capitolo, come ha già anticipato Costantino Visconti, le misure di prevenzione. Dico qual è stato il senso, l'ispiratore complessivo delle proposte che noi formuliamo. Le parti, diciamo, più innovative, le misure nuove riferibili alle imprese infiltrate riferibili alle aziende infiltrate soltanto in parte dalle organizzazioni mafiose e quindi suscettibili di recupero ad un funzionamento secondo le regole di mercato, sono state già esorientemente illustrate da Costantino Visconti. Cioè, mi riferisco ad una riscrittura dell'amministrazione giudiziaria secondo l'attuale articolo 34 del codice antimafia e alla ideazione di una nuova figura di controllo giudiziario, così come è suggerito da Costantino. Le altre proposte, non entro nel merito, non entro nel dettaglio per ragioni di tempo, le altre proposte invece di modifica del codice antimafia consistono in aggiustamenti che tendono e soprattutto a potenziare, a rafforzare la dimensione garantistica del procedimento di prevenzione accanto ad altre che mirano a potenziarne l'efficacia, cioè si è cercato di puntare a un equilibrio più avanzato tra efficacia e garanzie. Nell'ottica di un progressivo avvicinamento del processo di prevenzione ad una prospettiva di giusto processo patrimoniale, perché questa preoccupazione nasce da due ragioni. Da un lato, come è noto, a seguito di interventi riformistici contenuti nei cosiddetti pacchetti sicurezza del 2008 e del 2009, le misure di prevenzione patrimoniale sono applicabili a soggetti autori di reati che non rientrano, comunque autori di reato o sospettabili di condotte illecite che trascendono l'ambito della criminalità organizzata. Quindi potrebbe diventare destinatario di un sequestro o di una confisca del patrimonio anche l'autore di fatti di corruzione, per esempio, no? Al limite anche successivamente a una condanna o anche se non condannato in senso stretto nel processo penale. E questo desta preoccupazioni in una parte del mondo della dottrina penalistica e in una parte del mondo dell'avvocatura, non necessariamente diciamo collusi col crimine, ma sono studiosi e professionisti giustamente preoccupati delle garanzie. L'esigenza di potenziare la dimensione garantistica, la presente dimensione, deriva ancora di più, se possibile, dalla prospettiva europea. Come tutti sappiamo, le misure di prevenzione, così come concepite ed esistenti dal secondo 800 a oggi, sia pure mutando non solo veste ma sostanza lungo gli anni, non sono presenti negli altri ordinamenti europei e sono tradizionalmente guardate con un poca diffidenza, nonostante la Corte Europea dei diritti dell'uomo li abbia finora salvati. Però per evitare che questo orientamento favorevole al salvataggio possa nel corso del tempo ridimensionarsi o essere contraddetto, e quindi per fare accettare a livello sovranazionale il nostro sistema della prevenzione, è opportuno ritoccarlo in modo da renderne i presupposti applicativi in qualche modo sempre più assimilabili ai presupposti del processo penale. Mi auguro che in un orizzonte politico nuovo, non soltanto a parole o nell'immagine, ma anche sul piano sostanziale, diciamo proposte di riforma migliorativa del sistema di prevenzione possono
fare strada anche sul piano della realtà normativa. Grazie.